zona retrocessionista è la stessa distanza, ma ahimè c'è molto rammarico, penso ai tre pali colpiti, insomma questa partita la si doveva, tra virgolette, uccidere. Beh, ma questo è stato detto sempre dall'inizio della settimana, si è caricata la partita nella maniera che noi avevamo solo un risultato, perché poi alla fine potrebbe essere anche giusto così. Facciamo complimenti al Cesena perché ha messo in campo tutto quello che doveva mettere e guardiamo avanti, consci che oggi abbiamo fatto da un certo punto di vista un passo indietro, come io dicevo giustamente col Milan, indipendentemente dal risultato. Perché una squadra deve avere la consapevolezza, soprattutto nei primi 10 minuti del secondo tempo, di gestire una situazione di vantaggio che si era venuta a creare. E non c'è stato il colpo del capo. Ma sì, quello probabilmente è anche un pochino di sfortuna, perché stiamo collezionando pali in quantità industriale e poi episodi mezzi e mezzi, però prendiamo che abbiamo rimesso a posto la partita, perché a un certo punto ho detto, nonostante tutto quello che poteva succedere, ci sta che perdi pure questa partita e sarebbe stato gravissimo. Così è serio. Dobbiamo. Questa partita ha detto che bisogna lottare fino in fondo. Purtroppo è una stagione che per tanti motivi si è andata a incastrare in un certo modo, nonostante io penso che non meritiamo di stare lì, non c'è questo. Però per quello che ho detto, per quello che avete visto voi, noi non ci lamentiamo e va bene, andiamo avanti. Però l'andare anche, come posso dire, tutta questa serie di partite di giocare fuori casa con le sospensioni ha fatto sì che questa squadra, pur accumulando punti, diciamo così, in trasferta, ha avuto dei disagi, secondo me, nel giocare in date diverse le date delle partite che c'erano in casa con la Fiorentina soprattutto. Però prendiamo avanti, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, consci che abbiamo fatto e dobbiamo ammetterlo un passo secondo me indietro, però siamo rimasti ad una distanza di 5 punti, oggi con la vittoria ci potevamo tirar fuori forse quasi definitivamente, dovremmo lottare, soffrire, avere. Purtroppo è così.